capo è venuto a fare disastri nella mia postazione. Vai, vai a lavorare. Raga, in questo video finalmente faremo l'analisi della mia postazione da gaming aggiornata al 2020 con tutte le nuove cose che ho comprato, perché venendo qua in villa ho veramente comprato un sacco di roba apposta per potenziare la mia postazione su YouTube, chiaramente. Poi andiamo a vedere anche quella di Cap, perché anche quella di Cap è un attimo da vedere, perché ha delle cose abbastanza carine da vedere assolutamente. Ma prima mi raccomando, iscrivetevi al canale, che il nostro obiettivo è di arrivare ai 500.000, al mezzo milione. Supportatemi nello shop con il calcio supporto al creatore OTPFI, perché se ho questa postazione è grazie a voi, grazie al vostro supporto. E soprattutto seguitemi su Instagram OTPFI se volete scoprire tutte le cose che facciamo in villa, tutte le cose che facciamo di divertenti, gli scherzi e tutto il resto. La cosa divertente della postazione mia e di Cap è che abbiamo tantissime cose in comune. Partiamo dal green screen. Questo green screen penso sia il migliore in assoluto del green screen dell'Elgato. La cosa che lo rende il migliore in assoluto è il fatto che è una cosa che si alza e si abbassa a nostro piacimento. È tipo un proiettore, ma al contrario. Tanti di voi lo conoscono già. Consigliatissimo, è veramente il green screen che noi youtuber preferiamo di più, perché è facilmente trasportabile, pesa poco, eccetera. Poi sedia rigorosamente H Racing, lui ce l'ha rossa e nera perché comunque il suo colore è più il rosso e il nero, insomma comunque sono colori che gli piacciono di più, io ce l'ho azzurra. Un'altra cosa che io e Cap abbiamo in comune sono le cuffie delle HyperX. Chiaramente raga, trovate tutti i link in descrizione, quindi se volete comprare qualsiasi cosa trovate il link in descrizione. Poi abbiamo l'asta del microfono uguale alla mia. Poi abbiamo lo stream deck dell'Elgato, qual è la mia. Abbiamo i softbox, che sono un po' diversi dai miei, ma dopo vi farò vedere i miei. E alla fine lui però ha tre computer in realtà. Uno che gli è arrivato e che sta finendo di settare bene, poi userà solo quello. E due computer. Voi vi chiederete, ma a cosa servono due computer? Non ne ho la minima idea, sinceramente non l'ho ancora capito. La cosa più importante sono i tre schermi. Avere tre schermi ti permette di fare con più facilità tutte le cose che uno deve fare. Poi ovviamente là tutte le sue altre apparecchiature, ma quelle non le andiamo neanche a vedere. Adesso andiamo in camera mia e andiamo a vedere tutta la mia impostazione, che è la cosa che ci interessa chiaramente. Allora, anche perché ultimamente ho comprato tantissime cose per potenziare la mia postazione. Beh, partiamo intanto dall'obiettivo della Canon. Infatti prima avevo un altro obiettivo che riprendeva chiaramente, però non era così potente. Adesso ho cambiato obiettivo, ho preso un obiettivo molto più grandangolare, che quindi fa delle riprese migliori, più adatte ai vlog. Dopodiché, altre cose importanti che ho comprato è un intero set, diciamo, di kit GoPro. Qui troviamo vari oggetti per mettere la GoPro un po' ovunque, dalla macchina al petto, nel senso per la pettorina, sia in testa, un po' dappertutto. Un kit che non poteva mancare nell'equipaggiamento di un corretto YouTuber. Poi, spostandoci di qua, come vedete anch'io il green screen dell'Elgato, chiaramente perché vi ripetevo che è il più utile. Anch'io ho una sedia H Racing. E che spacca, comodissima. Io ce l'ho arancione, il mio modello è un po' diverso da quello da Cap. E di Cap io ho anche il cuscino, che per me è fondamentale, anche quello lombare, per tenere bene la schiena. Qua abbiamo la mia GoPro, e la mia GoPro è accompagnata anche da una seconda batteria. Infatti io ho comprato due batterie GoPro, perché cioè una è quella interna e una è quella esterna, semplicemente per il discorso del fatto che se mi si scarica posso subito cambiarla, perché di solito ci si mette un po' a caricarla. Il mio computer è un computer che ho assemblato io con le mie mani. Quindi cosa significa? Ho comprato i vari pezzi da Amazon e io, essendo uno che se ne intende, comunque insomma ho assemblato per bene tutto. Cosa c'è in questo computer di notevole? Il processore è un i7-8700K overclockato. La scheda video è una 1080 Ti, che è la scheda video più forte che ci sia. L'unica che la batte è la 2080 Ti e superiore, e super tipo eccetera. Però per il resto comunque è un buon computer, 32 giga di RAM. Ce l'ho assemblato io, ci ho speso tipo questo computer da solo varrà sui 3000 euro probabilmente, e non sto scherzando, perché contate che solo la scheda video costa 1000
200 euro, il case 200, il processore 500, il dissipatore a liquido, perché comunque il dissipatore a liquido ha 6 ventole, solo quello sono altri 200 euro, la scheda video altri 250, insomma è pieno di soldi questo computer. Infatti se mi cade, si rompe, è la fine. Io uso solo due schermi, uno a 144 Hz, uno a 60. Questo ha i colori più veri, infatti vedete che i colori sono più veri, quello ha i colori più chiari perché è un monitor più da gaming che schiarisce i colori. In questo modo, quando in un gioco ci sono zone scure, io posso vedere meglio, proprio perché appunto è schiarito. Mentre lì il monitor ha i colori normali, quindi quello lo uso per le grafiche, eccetera, eccetera, mentre quello lo uso più per giocare, editare e tutto il resto. Poi io ho il Blue Yeti. Credo che sia uno dei microfoni più standard in assoluto, e anch'io ho l'asta della Rode, uno dei miei ultimi acquisti. Quest'asta qua, solo questa, mi è costata 90 euro. Fate conto che questo microfono costa 150, l'asta mi è costata 90 euro. Assurdo, direte voi, assolutamente sì, però la qualità di quest'asta è assurda rispetto a quella che avevo prima, che faceva cadere il microfono. Questa è perfetta perché posso veramente spostare il microfono dove voglio io, come voglio io, e perfettamente. Le cuffie stesse, quelle di Cap, le HyperX. E ho comprato anche un nuovo tappetino perché quello vecchio si era distrutto e iniziava a lasciare tipo colla, non so spiegarvi, infatti mi è reso il tavolo verde, una schifezza, lasciamo perdere. Comunque ho comprato un nuovo tappetino e mi sto trovando da Dio perché è bello liscio. Intanto qua è arrivato K a disturbare la realizzazione del mio video, ma soprattutto fammi sedere sulla mia postazione, a osservare la mia fighissima postazione da gaming, eccetera. Infatti vedete, ho sollevato l'asta, sta perfettamente. Parte fondamentale della mia postazione è Klim, il ventolino che mi fa vento quando devo lavorare, sì, soprattutto nei giorni caldissimi. Quello che dà fastidio quando stai su TS. Sì, tra l'altro. Poi abbiamo lo Stream Deck dell'Elgato, quello è utilissimo, è tipo un telecomando ma per TV. Prova a premere tipo, che ne so, musica e si apre. E dov'è musica? È il penultimo a sinistra, quello lì. Se lui preme musica, si apre la cartella della musica utile quando devo editare o quando voglio ascoltare la musica. Io ho una doppia webcam, ma in realtà ne uso solo una. La seconda la uso se proprio proprio. Capo è venuto a fare disastri nella mia postazione. Vai a lavorare, vai a editarti i video, non lo so, vai a dormire che domani ce la sveglia presto. Accidenti a te. Come tastiera al momento sto usando una Corsair 170K. Qua ho un portatelefono dove c'è il mio iPhone 11 Pro e qua c'è la custodia dei miei occhiali, perché io ho degli occhiali con la protezione luce blu apposta per quando lavoro al computer, chiaramente ho bisogno di proteggere gli occhi. Poi io ho un impianto audio, mi sposto dietro perché qua è un casino con i cavi. Comunque io ho un impianto audio, questo è il subwoofer e queste sono le due casse, una e due. E qua c'è il regolatore di volume, così quando voglio ascoltare la musica comunque posso farlo in tranquillità senza il bisogno di casse esterne, perché volendo posso anche caricare il telefono. Qua non c'è un gran cable management, raga, ma capitemi, dopo tutto siamo qua in villa, tra due mesi dovrò anche andare via, cioè neanche tra due mesi, tra un mese e mezzo, quindi in realtà non sto neanche a sistemare i cavi. E qua ho comprato un hub USB perché purtroppo nel mio PC già ho utilizzato tutte le porte USB che avevo, quindi ho deciso di comprare un hub apposta. Tra l'altro questi sono dei LED che ho montato io, che vanno dentro il mio PC e che fanno tutto il contorno del PC. Infatti li vedete, quelli sono separati, quindi se io spengo il PC quei LED rimangono accesi. Uno degli ultimi acquisti che ho fatto sono questi due softbox, che come vedete fanno una luce assurda. Difatti i softbox servono perché forniscono una luce lineare e regolare a tutto. Infatti se vedete, se mi metto qua dietro, è perfettamente illuminato tutto, cosa che prima non avevo, perché prima usavo quelle due piccole lampadine che, devo dire la verità, sono molto utili solo per YouTube, cioè non saprei dove usarle se non su YouTube. Sono molto utili, però non fanno mai la luce che facevano qui, che fanno in realtà questi qua. Quindi quando gioco a Fortnite, devo registrare, devo andare in live, sono veramente veramente stupende, cioè fanno una luce assurda. Quindi come ci si sente a sedersi sulla mia postazione? Beh, io mi siedo, porto giù il microfono quando devo registrare o lo alzo quando devo editare, così non mi dà fastidio perché vedete è sopra. Mi metto i miei occhiali che prendo da lì, metto il mio telefono lì in modo che se mi arrivano le notifiche o le chiamate comunque le vedo. Qua ho il mio ventilatorino, qua ho il mio telecomando, è tutto parecchio comodo, tutto lo spazio di cui ho bisogno. Allora, a casa dove io ho la mia postazione di solito, qua c'è un portacuffie che tipo le tengono qua. Però al momento, giustamente non avendolo, devo appoggiarle al tavolo. Normalmente è un portacuffie apposta. E qua ho i carica del telefono.
qua ho il carica del OnePlus, qua ho il carica USB tipo vecchio e qua ho il caricatore dell'iPhone. Quindi ho tutti i tipi di caricatori e qua sopra ho il caricatore della GoPro che appunto, come state vedendo, in questo momento è anche in carica. Insomma, penso che sia la postazione perfetta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate della mia postazione, se vi piace oppure no, e che cosa vorreste comprare, perché se volete comprare qualcosa, beh, ci sono tutti i link che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci vediamo ad un prossimo video.